Rincominciamo disegnando è il titolo della mostra allestita nella sala Libero Grassi del Polo Tecnologico di Quarrata. Protagonisti dell'esposizione i disegni dei bambini sul tema dell'alluvione. L'iniziativa promossa dalla Misericordia di Quarrata è nata da un'idea di Jacopo Tavanti, insegnante delle scuole Rodari, e Don Milani di Agliana. I bambini sono come delle spugne, perciò percepiscano come delle antenne tutto quello che viene da fuori. Sicuramente tanti hanno sentito le preoccupazioni dei genitori e quindi l'hanno riportate sui disegni, e altri invece hanno captato che c'era bisogno di speranza, di dare forza alla popolazione, e l'hanno appunto riportato sui loro bellissimi disegni con pensieri e colori bellissimi. I bambini hanno iniziato a chiedermi com'era la situazione a Quarrata e hanno avuto questa bellissima idea di donare i loro disegni per solidarietà ai cittadini di Quarrata. E da lì poi, grazie anche alla Misericordia, abbiamo avuto questa idea di poterli vendere, tra virgolette, virtualmente, in modo poi da poter donare il ricavato alla popolazione colpita dall'alluvione. Sono tutti disegni che sono attinenti al momento, dove in dei disegni c'è il cuore, l'amore, quindi la passione, il sole, invece in dei disegni c'è un po' il timore, la paura, si vede l'acqua, le nostre case con l'acqua lì. Quindi i nostri bambini ancora una volta hanno interpretato veramente quella che è l'essenza, il momento che si sta vivendo, un momento difficile, ma per un momento da dove ci riprenderemo tutti insieme, come ci insegnano proprio i nostri bambini. I bambini sono invitati a esporre i loro capolavori che possono realizzare qui, c'è una merenda offerta ovviamente per tutti, poi si può comprare virtualmente una delle opere d'arte realizzate dai ragazzi e il contributo andrà donato alla popolazione. Ringraziamo i bambini perché hanno sempre un modo di reagire spontaneo, genuino, e davvero è incredibile.